apprendiamodanza.it, Andrea De Logu ha vinto il premio Fabrizio Frizzi, istituito in accordo con la famiglia del conduttore scomparso dal Festival Nazionale del Cinema e della Televisione Città di Benevento, che si terrà dal prossimo 4 al 9 luglio. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, ha esordito con il prezioso contributo di Fabrizio, che aveva presentato nel 2017 il gala finale della prima edizione del VCT Fest. Il direttore Antonio Frascadore ha motivato all'ANSA la scelta di premiare così Andrea De Logu. Abbiamo deciso insieme che andasse ad un conduttore o ad una conduttrice emergente della TV italiana che si fosse distinto nella stagione, così abbiamo scelto Andrea De Logu che sta facendo tanto e bene. Oltre al successo dello show in seconda serata su Rai 2 Stracalta e Dance 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 e Indietro Tutta, la moglie di Francesco Montanari sembra la candidata ideale per lo spin-off di Quelli che è il calcio, che andrebbe in onda il sabato pomeriggio e sarebbe dedicato al campionato di Serie B. La brava conduttrice ha voluto dire la sua su Twitter dopo essere stata raggiunta dalla bella notizia. Qualsiasi cosa scrivessi ha cinguettato sarebbe retorica, quindi dico solo, tra virgolette, grazie. Un grazie che vale come mille parole d'amore e d'affetto, grazie. Il direttore ha poi aggiunto: Fabrizio ci aveva dato fiducia, l'avevamo sentito fino a pochi giorni prima della sua scomparsa perché ci teneva tanto ad esserci anche quest'anno e lo ricorderemo anche in altre maniere.